tutti actionis latinitatis preses memisitut vobis nunc legam anche simbolam ab Ioanna Martino sermone italico ex aratam. Ignoscite mi ego ips non sum, ego ips non sum autor uius scripti, quare dix interpellantibus possim respondere, in potius nullo proxus modo possum respondere. Mario Maritano, patrologo italiano, nel suo pregevole contributo alla comprensione della figura del maestro nella pedagogia geronimiana, faceva notare l'importanza delle epistole pedagogiche, cioè le epistole 107 e 128, scritte rispettivamente nel 400, 401 e nel 412-13, quali documenti imprescindibili ai fini dell'educazione cristiana. Non si può non convenire con lo studioso su questo punto, tenuto conto del fatto che in esse San Girolamo trae dalla scrittura motivi di intervento e di impegno, ma si ispira anche a pratiche e programmi scolastici ereditati dalla cultura romana ed in particolare da Quintiliano. In sintesi, la tradizione classica viene in queste lettere rimodulata e rinnovata alla luce della visione cristiana della vita. Il primo motivo di interesse è il fatto che in esse Girolamo argomenta in maniera specifica riguardo l'educazione femminile, sulla quale occorre puntualizzare quanto segue. L'istruzione a Roma, specie alle fanciulle di famiglie aristocratiche, non era preclusa. Le fanciulle ricevevano un'educazione primaria e secondaria alla pari dei colleghi uomini. La donna inoltre, quale futura mater educatrix, aveva il compito, nella società romana, di trasmettere il Nos Maiorum almeno fino all'età di 7 anni. Tuttavia, questo bagaglio di conoscenze doveva avere una ricaduta esclusiva in ambito privato, mentre non doveva esibirsi in pubblico quale simbolo di emancipazione e di superiorità. Già lo stoicismo aveva posto le basi per una adeguata educazione femminile. Un sogno rufo, nella diatriba quarta, alla domanda se le figlie vanno educate allo stesso modo dei figli, risponde in maniera affermativa, perché entrambi devono divenire virtuosi. Ancor più i cristiani ribadiscono l'identità di natura tra uomini e donne, come vuole l'affermazione contenuta in Galati 3:28: non c'è uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Taziano loderà le donne sagge che si dedicano alla filosofia. Tuttavia, bisognerà aspettare solo il IV e il V secolo perché si diffonda un progetto educativo rivolto in maniera mirata alle donne, come già notava Valeria Novembri. Il nuovo progetto educativo cristiano rivolto alle giovani coinvolgeva naturalmente la famiglia ed in particolare le madri, che diventavano vere e proprie garanti della vocazione delle figlie. Giovanna Martino, a proposito, segnala il caso di Emmeia, madre di Macrina, nella Vita di Macrina, Gregorio di Nissa III. Nell'epistola 107, tornando a Girolamo, ad letam de institutione filie, alla nuora di Paola, che ha dato alla luce una fanciulla di nome Paola, facendo voto di consacrarla alla vita religiosa, la quale, appunto, la nuora chiedeva come educare al figlio, come educare al meglio cristianamente la bambina, lo stridonese risponde che la puella, destinata ad essere templum domini, dovrà ispirare tutta la sua educazione e la vita al messaggio evangelico. Inoltre avrà anche Maria come suo modello e dovrà cercare di emularla. Da altri padri della Chiesa, come Atanasio ed Ambrogio, riferimenti in note, Maria è espressamente indicata come la maestra per le vergini e al contempo San Paolo, nella medesima epistola, viene definito precettor da Girolamo,
per gli opportuni consigli elargiti ai cristiani. In senso primario e manifesto, maestri sono gli stessi genitori della fanciulla. Con chiarezza, rivolgendosi alla madre e poi al padre, Gerolamo scrive: in te che deve trovare la sua maestra, a te deve guardare con meraviglia la sua inesperta fanciullezza. Il nostro autore non vuole solamente mettere l'accento sull'insegnamento morale e sull'esempio, ma anche, nel campo più specificatamente scolastico, richiama come fondamentale la corretta pronuncia delle parole latine. Il passo «Unde et tibi est providendum ne, in ectis landicis feminarum, dimidiata dicere filiam verba consuesca, et in auro atque in purpura ludere, quorum alterum lingue, alterum morius offici, ne viscat in tenero quod ei postea dediscendum est. Gracchorum eloquentiae multum ab infantia sermo matris scribitur contulisse, Hortensiae Horatio in paterno sino coavit. Paterno sino. Difficulter eraditur quod rudes anime per viverunt. Era evidente che soprattutto la madre, a continuo contatto con i figli piccoli, era la prima maestra nel parlare. Così, ad esempio, dice Cicerone nel Bruto, riferendosi ai Gracchi, figli di Cornelia, sembra che i figli siano stati allevati non tanto nel grembo quanto nel conversare della madre. E già per Plutarco nel mondo classico si presentava l'esempio di Catone come maestro del proprio figlio, al quale insegnò a leggere e a scrivere e che per lui si trasformò in maestro di varie discipline. Nell'epistola 128, indirizzata a Gaudenzio sull'educazione della sua piccola figlia, oltre a ribadire i concetti espressi nell'epistola 107, si accentuano le peculiarità dell'ambiente nel quale la giovinetta va educata, sereno e gioioso, che sappia trasmettere l'amore per la cultura senza indulgere ad espressioni disoneste. Oltre al lavoro intellettuale, la fanciulla dovrà abituarsi anche a lavori manuali caratteristici della donna romana ed in particolare la tessitura. Girolamo richiede, per la figlia di Gaudenzio, una governante abile nel filare. La tessitura è stata per secoli nella cultura occidentale esclusiva prerogativa femminile ed insieme al lavoro di confezionare vestiti era caratteristico dell'ascetismo e del monachesimo femminile. Così si evitava l'ozio, spesso consuetudinario nella nobiltà, e si lavorava con le proprie mani. Girolamo richiede anzitutto che le persone le quali dovranno accudire all'educazione e all'istruzione della bambina siano di moralità provata, ma che la bambina stessa non si leghi morbosamente a qualche domestica. La governante modello deve guidare la fanciulla in una formazione monastica con scanditi orari di preghiera diurna e notturna. Seguono le istruzioni, le sia data per guida una vergine dotata di esperienza, che le dia l'esempio di levarsi di notte e poi per la preghiera, per il canto dei salmi, insomma così che trascorra la sua giornata e la notte occupata in varie mansioni. Conclude: breve vi debitur tempus quod tantis operum varietatibus occupatur. Riferendosi poi al maestro, Girolamo ne riporta tre qualità da richiedersi: età, condotta, sapere. Erano qualità apprezzate prima anche dai pagani. L'azione dei maestri a Roma infatti sarà sempre considerata più o meno diretta dall'influenza paterna, quindi si richiedeva un ambiente di severità e competenza. Sempre dalla lettera all'Eta, magister probe etatis et vite atque eruditionis est eligendus, nec puto erubescit doctus vir id facere vel impropinqua vel nobili virgine
Quod Aristoteles fecit infili i filio, ut ipse librariorum militate initia et traderet litterarum, non sunt contendenda quasi parva sine quibus magna constare. Non possunt, non sunt contendenda quasi parva sine quibus magna constare, non possunt. Lo Stridonese, concludendo la lettera all'Eta, le suggerisce di affidare la figlia al monastero di Betlemme, data l'impossibilità di allevare convenientemente una vergine nel mondo. Egli stesso si offre come possibile maestro e precettore di Paola, la quale circa 15 anni più tardi sarà inviata nel monastero di Betlemme accanto alla nonna Paola e alla zia Eustochio. Secondo la testimonianza di Rufino, Apologia contro Girolamo II, Girolamo aveva aperto una scuola nel monastero di Betlemme e insegnava a giovani studenti la grammatica e la lettura di autori classici latini. Per Girolamo era una necessità formare le giovani generazioni e dar loro le armi per difendere le loro convenzioni. Questo può avvenire solo con l'apprendimento dei grandi modelli che la letteratura fornisce. Quanto più approfondiamo il problema di che cosa si prefiggesse Girolamo attraverso la scuola, meglio si constata che anche nel problema della scuola egli è romano. Insegna secondo il sistema scolastico romano, che non insegnava idee, ma come esprimere idee con proprietà e ricchezza. Anche qui è filologo e letterato prima che teologo. Va tenuto ben chiaro che accetta, propugna un sistema educativo che è quello della Roma dei suoi tempi. Questo non vuol dire affatto che accetti la cultura spirituale su cui quell'educazione si era formata. Lo stesso Girolamo precisava in definitiva di voler comunicare la verità cristiana e formare il civis christianus, preparando a difendere, preparato la religione cristiana contro il paganesimo e le eresie. Tuttavia, per insegnare e formare bisogna saper convincere, e per convincere bisogna prima farsi scolari della retorica. Nell'epistola 107, inoltre, si insiste sul fatto che gli esempi sono fondamentali nell'insegnamento anche scolastico, e ricorda come la madre, i maestri ed i precettori possano condizionare il futuro dell'allievo. Narrant greca historia Alexandrum, potentissimum regem, et in moribus et in excessu Leonidis non potuisse carere, vicis quibus parvulus adunque fuerat infectus. La fanciulla, prosegue Girolamo, deve essere aiutata e guidata con amore nell'apprendere i primi rudimenti della scrittura e della lettura. Inoltre, l'apprendimento non deve avvenire in modo repressivo, con i castighi, ma al contrario la fanciulla sia stimolata anche con regali, perché, annota con molta finezza psicologica, se prende in antipatia lo studio, patirà conseguenze negative per il futuro. Uno stimolo potente per favorire l'apprendimento è anche l'emulazione tra gli allievi. Del resto si sa che anche nelle scuole pagane alcuni maestri, come il grammatico Verrio Flacco, godettero di una certa fama grazie al sistema competitivo introdotto nella scuola ed anche grazie ai premi concessi agli alunni che riuscivano meglio nella composizione di un saggio. Dunque raccomanda Girolamo che la fanciulla abbia pure al suo fianco delle compagne di studio per poterle emulare o sentirsi spronata quando esse ricevono lodi. Si desume che l'ambiente ha un grande influsso e una grande importanza per il rendimento dell'allievo. Quindi è necessario creare un clima adatto all'apprendimento. Anzi, si possono dedurre dalle epistole in esame queste due principali caratteristiche attinenti proprio all'ambiente di studio. Un ambiente sereno che crei condizioni favorevoli all'apprendimento,
che stimolano l'allievo a dare il meglio di se stesso. In secondis, un ambiente d'amore per la cultura. Se non si ama la cultura, non si fanno sforzi per acquisirla e si rischia anzi di detestarla. Girolamo, a proposito, raccomanda all'eta: cavendum si, cavendum in primis, ne oderit studia, ne amaritudo eorum, percepta in infanzia, ultra rudes annos transea. L'allieva dovrà preferire lo studio, soprattutto dei testi sacri, ad altri beni preziosi che pure si possono godere, e deve dilettarsi nella lettura di trattati ed opere di persone di fede. Si sa, inoltre, quanto entusiasmo per la cultura biblica manifestassero le ascete romane dell'Aventino guidate da Marcella. In conclusione, possiamo affermare quanto segue. Girolamo scrive da cristiano per i cristiani, dunque il suo punto di riferimento basilare è la Sacra Scrittura come contenuti e la classicità romana come forma. Egli si rivolge ad una fanciulla destinata alla vita ascetica, per cui si mostra piuttosto rigoroso nei suoi consigli e non dimentica la formazione romana, attingendo soprattutto a Quintiliano. Nel presentare una visione altamente morale del compito del maestro, il quale non educa solo a parole ma con l'esempio e la vita, il nostro autore dedica una peculiare attenzione alla psicologia dell'allievo e all'ambiente scolastico. È cosciente che i cristiani devono formare i giovani, sia donne sia uomini, per dare la possibilità di tutelare la loro fede ed opporsi agli avversari. Questo poteva avvenire solo imparando dai grandi modelli classici. Nella scuola di Betlemme il cristianesimo diveniva così quasi un naturale erede della tradizione classica e saranno poi le scuole fondate nei monasteri a perpetuare il sistema scolastico antico. Se il cristianesimo apre orizzonti più vasti al campo educativo, non rifiuta né si discosta dai procedimenti della scuola classica, ritenendoli necessari ad acquisire un sapere unitario e l'humanitas che è presupposto ad una piena e consapevole accoglienza del dono di Dio. Grazie anche a nome della Luigi.